Dillo bene. Amici di... No, meglio. Amici di Musica Maestro, oh. Siamo nel mondo del karate, molto caratteristico. Ma direi che siamo in un mondo fantastico dove ci sono tantissimi ragazzi che si impegnano sul tatami, kumite, che è il combattimento. Il tatami è il tappeto su cui avvengono i combattimenti. Il kumite è il combattimento e il kata invece sono le forme del karate. Lascio a voi però il resto, io mi fermo alla parte tecnica. Veramente un amico, perché lui è un grande collaboratore di Musica Maestro. Che bella giornata, belle persone, un bella... bello sport perché, come tanti sport da combattimento, sul tatami si è avversari ma non si è nemici, e questa è una bellissima cosa perché si vedono atleti che subito dopo il combattimento si salutano, si abbracciano e si rispettano. Siamo qui per il quinto Open Touring Cup International, abbiamo società sportive dall'Italia e anche dall'estero, dal Marocco, Giordania, Spagna, un evento veramente molto molto bello e molto molto interessante. Cosa dire, io sono contento perché noi di Musica Maestro, quando c'è sport, ci siamo sempre, e mi permetto anche di dire che noi non ci siamo solo quando c'è il calcio, ma ci siamo quando c'è lo sport vero, quindi seguiamo le ragazze del basket, la pallavolo, adesso il karate. Noi siamo dove lo sport è ancora quello vero, quello che fa sudare, quello che fa piangere, ridere, divertire, ma soprattutto crea emozioni. Soprattutto emozioni, quindi... diciamo, vogliamoci bene, ritorniamo a un qualcosa di reale, che tutto dobbiamo recuperare dei valori importanti. Noi ce la mettiamo tutto, vero maestro? Perché lei anche di più. Lo sport deve unire, non dimentichiamocelo, si è avversari sul tatami ma dopo ci si abbraccia e ci si rispetta, tutti uniti. Guardiamoci questa bella immagine, ciao. Omar, direi che questa manifestazione del 1° maggio, definirla un successo è riduttivo. Tantissima gente qui alle cupole di Via Artom, tantissimi atleti, ma soprattutto un karate di altissimo livello tecnico. E vi dico che comunque non è che non l'aspettavamo, abbiamo lavorato, abbiamo fatto tanta pubblicità, tanti lavori con lo staff e anche la federazione, e questo sicuramente è il frutto di questo lavoro. Senti, abbiamo atleti che arrivano un po' da tutte le parti, ma mi dicevi che ce ne sono alcuni che arrivano anche da oltre frontiera. Sì, comunque c'è la Spagna, ci sono 4 squadre per quest'anno che arrivano dalla Spagna, e c'è anche una squadra che arriva dalla Giordania e un'altra che arriva dall'Ali Dubai, che veramente il Dubai ci supporta per questo Open Touring Cup. Dicono che lo sport aiuti ad avvicinare i giovani, direi che questa manifestazione ci è perfettamente riuscita. Gran livello tecnico, kata importante, combattimenti a altissimo livello sia maschile che femminile. Il karate non muore come tanti pensano.
Il karate è uno sport, è una disciplina, è un'arte marziale, vuol dire che comunque si comincia da bambini a fare questo sport e poi diventa veramente disciplina. Non vedo, voi avete visto oggi, comunque ci sono stati 400 bambini, cioè da 11 anni a 14 anni, penso che comunque c'è rilievo. Amici di Musica Maestro, noi siamo dei grandi campioni di karate, vero? Vero? Lei sì. E anch'io sono un campione di karate. Sono cintura nera di karaoke. Allora adesso dimostriamo agli amici che sono a casa, sì? Sono a casa, ok, cosa sappiamo fare? Allora grazie, perché sono dei ragazzi, siete simpatici, vedi qua davanti, la dimostrazione è stata, ma non sapevano cosa dovevano fare, però lui è un istruttore e insegna cosa fare. Ciao Daniele. Ciao, piacere Antonio. Della Real... Reale Società Ginnastica di Torino. Che è la prima... Società storica d'Italia ed Europa. Questa ragazza, queste due ragazze, tre ragazze, avete scelto questa opportunità per cosa? Cos'è che vi ha spinto... Uno, due. Colui perché hai freddo? Ho detto prima, hai freddo tu che hai guanti? No, perché tiro fra poco. Vabbè, quindi il guanto serve? Per karate, cioè per non farsi male. E quindi è proprio per l'allenamento o poi però durante, diciamo, la... Il combattimento si usano anche i guanti? Guantini come protezione. Perché sono ragazzi o anche per i professionisti? Anche i professionisti, sì. È proprio, questo sono proprio l'attrezzatura, diciamo, che serve per combattere. Solo il paralelo. E soprattutto perché è uno sport individuale. E quindi noi ci alleniamo molto in squadra. Ah, una squadra, però dalla portata di essere individualisti in una squadra. Bella questa cosa. Questo è uno sport che ti insegna tantissime cose. La cosa principale secondo me è il divertimento, anche se comunque è uno sport davvero bello e mi sono appassionato fin da quando ero in seconda elementare, quindi insomma... E adesso che classe fai? Adesso sono seconda superiore. Ma è vero che sei stato bocciato all'asilo? No. È da tanto che faccio karate, 7 anni, questo sport ti insegna tante cose, la prima cosa è il rispetto dell'avversario. È uno sport molto divertente, quindi... In cui si impara anche il rispetto dell'avversario e di se stessi. Io scherzo, ma è una cosa molto bella questa. È un'atmosfera di ragazzi che voglio chiacchierare. Ecco, arriva, non è un'infermiera, sono dei ragazzi del karate. No, scherzo, sempre, sono un po' così in maniera leggera. Allora, un messaggio, dicevo, a casa, perché venire qua ad affrontare questa disciplina che comunque è anche piacevole? Perché è una disciplina che, oltre ad essere piacevole, secondo me cambia anche la mentalità di una persona e infonde molta disciplina. Allora, un saluto, venite qua ragazzi tutti dietro, bisogna assolutamente sostenere questo sport perché a volte è così, è un pochino dimenticato ma ha dei grandi valori. E questa volta andiamo oltre frontiera, andiamo in Spagna con l'allenatore della squadra spagnola. Benvenuto a Torino a questa manifestazione, al quinto Open Touring Cup International di karate. È una competizione molto interessante, con una buona partecipazione, molto buono l'impianto e l'organizzazione. I ragazzi sono molto contenti. Il livello è alto sia per uomini e donne. Spesso si dice che il karate sia finito, ma se ci guardiamo intorno vediamo tantissimi giovani atleti. Vediamo tanti giovani che si avvicinano aumentando il livello di praticanti. Chi inizia si affeziona e continua a praticare il karate. Hai bastante affezione e la stiamo mantenendo con illusione. Grazie e speriamo di rivedervi a Torino il prossimo anno. In Torino? Speriamo che sì. Grazie. A vosotros.
Siamo con Zitoni Metiut, arbitro internazionale di questo quinto Open Touring Cup International Karate. Una manifestazione che sta riscuotendo tantissimo successo, con circa 500 atleti provenienti da tutta Europa, con una cornice di spettatori importante in questo impianto di Via Artom. Innanzitutto sono veramente felice ed è con grande piacere che partecipo per la seconda volta a questo evento dopo lo scorso anno. Ho visto molti team quest'anno, ci sono più atleti di ottimo livello, più dello scorso anno, e spero che il prossimo anno ci siano ancora più partecipanti provenienti da più paesi con un livello ancora più alto. Penso che sia un ottimo torneo. Lei conosce molto bene negli altri paesi qual è il livello tecnico del karate. Può confrontarlo con quello italiano? Certo, il livello della federazione di karate italiana è di ottimo livello. Qui troviamo una tradizione che dura da lungo tempo insieme a Francia, Giappone, Spagna e altri paesi. Direi che in Italia c'è un altissimo livello. Grazie molte e speriamo di rivederla nella nostra città. Certamente, grazie mille, grazie. Savio, direi che è una manifestazione perfettamente riuscita, c'è un pubblico veramente delle grandi occasioni, tantissimi atleti veramente bravi, i tuoi atleti del Custurino si stanno ben comportando in questa gara del primo maggio. Sì, i miei ragazzi insomma avevamo questa tappa come obiettivo e in realtà stanno facendo bene, quasi tutti quanti hanno fatto la medaglia, ma soprattutto si stanno esprimendo al meglio, stanno esprimendo un buon karate e un bel fair play durante la gara. Senti, è da anni che si dice che il karate è destinato a scomparire perché ci sono gli altri sport da combattimento che prendono strada, invece questa manifestazione dimostra che il karate continua e sono sempre più i giovani che si avvicinano a questa disciplina sportiva. Ma il karate fa grandi numeri, in realtà il karate ha delle grandi competizioni in tutto il mondo, ogni settimana c'è una gara ovunque. Noi abbiamo per esempio un calendario nel club di ogni settimana fino a giugno e in realtà ad alto livello ci sono delle gare di che si chiamano K1 dove sono coppe del mondo e in realtà le gare ci sono e i numeri sono anche tanti. E, no, il karate non scomparisce, in realtà è una realtà importante, si sta evolvendo come sport pur tenendo la parte tradizionale, quindi il karate va avanti e viaggia bene. Nicolò, devo dire che il livello è stato altissimo oggi, tu hai potuto esibirti soltanto nel kata perché purtroppo hai avuto un incidente da poco, ma ho visto veramente tantissimi ragazzi e ragazze di livello altissimo, sia nel kata che in quello che poi è il combattimento. Kumite, sì. Il livello di questa gara è stata molto alta, comunque ci sono 500 atleti mi sembra, quindi già un numero discreto. Il livello è stato alto sia del kata che nel kumite. Sono presenti anche delle squadre dell'estero come la Spagna, non so quale altro. Sì, adesso ascolta, ti faccio una domanda. Perché un ragazzo dovrebbe avvicinarsi al karate? Che sacrifici comporta e che soddisfazioni dà? Allora, è sicuramente un ambiente piacevole, perché si sta in compagnia con amici e si trascorre la maggior parte del tempo alla fine in palestra. Quando si fa una gara e si riesce a vincere, la soddisfazione è sicuramente molto alta, perché in questo ambiente ci conosciamo tutti sanno chi sei. Insomma, lo suggeriamo ai ragazzi, non esiste solo il calcio, ma esistono anche karate, gli sport da combattimento, quello che ti fanno capire chi sei e quanto vali. Certo, non è uno sport minore il karate, diciamo, è molto divertente.